Dopo oltre 10 anni, Roma Capitale ha un nuovo piano di protezione civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle modifiche territoriali intervenute nell'ultimo decennio. Il nuovo testo, presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, affronta il rischio idraulico e geologico, la neve, il ghiaccio e gli incendi boschivi. È importante essere pronti, coordinati e con una popolazione consapevole del rischio per saper gestire ogni situazione, ha commentato Raggi. Sono scarsissime le possibilità che giovedì nevichi a Roma. Lo ha fatto sapere oggi il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, dopo che alcuni modelli meteorologici avevano previsto la caduta di neve a quote basse. Decisivi saranno i bollettivi meteo di domani e mercoledì. In ogni caso, la Protezione Civile ha già distribuito a tutti i municipi notevoli quantitativi di sale che, in caso di necessità, sarà possibile consegnare anche alle associazioni di volontariato. 8 chilometri di binari collegheranno il quartiere Aurelio alla stazione Termini, passando per via Gregorio VII, Corso Vittorio e via Nazionale. È il progetto TVA, un'opera di cui, dopo anni di oblio, si è tornato a parlare oggi in Commissione Capitolina Mobilità. L'obiettivo, ha spiegato il presidente Enrico Stefano, è di aprire i cantieri entro la fine della consiliatura. È un progetto nato a metà degli anni 90, ha sottolineato l'assessora alla mobilità Linda Meleo, ma lo riteniamo ancora molto interessante. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma riapre la stagione espositiva con Joint is Out of Time, una nuova mostra che rinnova l'allestimento del museo con le opere di 7 artisti contemporanei di provenienza internazionale. Fino al 2 giugno, disseminati in varie sale della galleria, ci saranno i lavori di Elena Damiani, Fernanda Fregateiro, Francesco Gennari, Roy Horn, Giulio Paolini, Davide Rivalta e Jan Varcruis.